Ciao, io sono Maria e questa è la Cucina in 4K con Maria. Ciao a tutti! Tempo di stare a casa, quindi di cucinare. E la ricetta che vi voglio proporre oggi è una ricetta un po' lunghina ma sfiziosa, la focaccia genovese nella variante morbida. Visto che in questi giorni di tempo ne abbiamo in abbondanza e per fortuna non ci corre dietro nessuno, è il momento giusto anche per provare a farla. Vi assicuro che non vi deluderà. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 600 g di farina. Va bene anche quella del supermercato che usate di solito. Basta che sia zero. 40 g di olio. Io uso quello Evo, ma voi se preferite potete usare quello di oliva. 350 ml di acqua tiepida. Io la scaldo 15 secondi nel forno a microonde. 8 g di zucchero, circa un cucchiaino da tè. 14 g di sale. Io sto usando quello rosa, ma va bene anche quello bianco. 12 g di lievito di birra. Volevo solo farvi sapere che le dosi che vi ho elencato sono per due placche. Se voi ne volete fare una, dovete dimezzare la quantità o aumentare se volete farne tre. E per questa ricetta, per comodità mia, mi aiuterò con la planetaria. Ma vi ricordo che questa preparazione può essere benissimo fatta anche a mano, con tempi un po' più lunghi, un po' più di fatica, ma forse anche un po' più di soddisfazione. Perciò iniziamo. E nel boccale della planetaria aggiungo i 350 ml di acqua tiepida, gli 8 g di zucchero, i 40 g di olio Evo ed infine 12 g di lievito. E mescolo fino a che lo zucchero ed il lievito non saranno completamente sciolti. Ora posiziono il boccale nella planetaria, verso metà della farina, perciò 300 g. Ovviamente questa è la mia ricetta, se qualcuno di voi la prepara in modo differente, può farmelo sapere nei commenti, è sempre un piacere imparare cose nuove. Ed inizio a mescolare tutti gli ingredienti. L'impasto, come potete vedere a questo punto della preparazione, risulta amalgamato ma ancora abbastanza molle. Adesso verso l'altra metà della farina. Ed infine aggiungo i 14 g di sale. E lavoro la pasta con la planetaria per altri 5 minuti, in modo che l'impasto sviluppi il glutine. Se invece lo fate a mano, 15 minuti saranno più che sufficienti. Un consiglio molto importante che vi do è che per una buona riuscita nella preparazione dei lievitati, il sale, onde evitare di uccidere il lievito, non deve mai venire a contatto diretto con esso, altrimenti quest'ultimo non svolgerebbe il proprio compito. Perciò, se vi siete accorti, io il sale lo metto sempre come ultimo ingrediente. A questo punto infarino il piano del tavolo, prendo l'impasto e lo rovescio, inizio e lo lavoro per un paio di minuti e poi alla fine formo un panetto liscio ed omogeneo, come questo, vedete? Con una dose generosa di farina, prima sfoglierizzo il piano da lavoro e dopo anche l'impasto. Copro con della pellicola trasparente in modo che la pasta durante la lievitazione non formi la crosta. Dopodiché la ricopro anche con un canovaccio per tenerla a caldo
e la lascio riposare per 2 ore circa. Ora che la pasta ha lievitato, divido l'impasto in 2 parti uguali. Infarino di nuovo bene il tavolo e per dare più forza alla pasta faccio le pieghe. Le prendo una alla volta, ad essa appiattisco la pasta in questo modo, dopodiché do una prima girata, così, appiattisco di nuovo e do un'altra girata, cercando di mantenere una forma più rettangolare possibile. Così poi sarà più facile tirare la pasta. Faccio la stessa cosa anche con l'altro impasto. Dopodiché, dopo aver infarinato bene sia il piano da lavoro che l'impasto, ricopro nuovamente prima con la carta velina. Poi di nuovo con il canovaccio e ripongo nuovamente a lievitare per altre 2 ore. Passate le 2 ore, prendo una leccarda e dopo averla rivestita di carta forno, verso nel centro una girata generosa di olio, aiutandomi con il pennello ungo l'intera superficie della teglia. Ora infarino la superficie del tavolo. Prendo la pasta ed aiutandomi con il mattarello la stendo uniformemente. Dopodiché l'appoggio sulla teglia cercando di non stropicciarla fino ad occupare l'intera superficie. Se così non è, non vi preoccupate perché lievitando si riempie automaticamente. Faccio la stessa cosa anche con l'altro impasto. Adesso che le focacce sono sistemate a dovere nella leccarda, cospargo l'intera superficie con un velo di sale. Questo serve sia per dare più gusto alla focaccia, ma soprattutto per evitare che si formi la crosta durante la lievitazione. E lascio lievitare per altre 2 ore. Adesso che la pasta ha fatto la sua terza lievitazione, cospargo e verso prima un po' di acqua tiepida sulla superficie. E poi aggiungo anche un'abbondante girata di olio evo, circa 10 ml per teglia. Dopo massaggio la superficie con le mani, in questo modo vedete, così che l'unguento ricopra l'intera superficie della focaccia. Dopodiché con le dita delle mani imprimo la pasta energicamente per formare i caratteristici buchi della focaccia genovese. Così, in questo modo, vedete? Un altro consiglio che vi do è che se fate più di una teglia, non infornatele tutte insieme, ma le altre focacce potete lasciarle lievitare ancora un po'. Ora le rimettiamo a lievitare per l'ultima volta, ancora per almeno un'altra ora. Dopodiché in forno a forno preriscaldato statico a 220 gradi per 20 minuti circa,
o comunque fino a che la superficie non risulterà ben dorata. Una volta cotte, appena sfornate, le spennello per bene con un filo d'olio per renderle ancora più golose. Dopodiché le servo ancora calde accompagnate con della buona mortadella. E fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta. E arrivati a questo punto, come al solito, se la ricetta ti è piaciuta, un bel like è modo giusto per farmelo sapere assieme ad un commento. Per altre ricette iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao da Maria!